appuntamenti del sabato sera continuano e adesso è arrivato il turno del 51 Club. Vedevo da lì quando siamo arrivati, vedevo che questo tavolo partecipava molto bene. È un tavolo brioso. E infatti si vede, ve l'ho scelto bene anche io. Certo, certo, sì, sì. Come ti chiami? Lia, io sono Eva, piacere. Beh, devo dire che effettivamente il gruppo di questa sera è veramente bravo, eccezionale. Lei ha una voce meravigliosa, vero? Ci teneremo ancora di più. E di lei, perché siamo seduti, state bevendo, state drinkettando. Tutta la serata. Tutto il 51 Club lo muoviterete voi. Non si capisce più niente fra poco. Bene, bene così. Senti, come mai la scelta del 51 Club questa sera? Ma noi giriamo un pochettino e questo è un posto dove già c'eravamo stati, io c'ero già... E qui ci è piaciuto e siamo tornati. Ottimo! Quindi sarà contento il nostro Alfonso. Lia, senti, volevo chiederti, visto che a breve ricomincerà il Grande Fratello, ci sarà questa ennesima edizione, tu sei pro o contro sia il Grande Fratello? Ah, bene, non mi ha neanche fatto finire di terminare la domanda. Piano. Attenzione, sei contro il Grande Fratello oppure a qualsiasi tipo di reality? No, non mi piacciono, mi piace più vivere la realtà, non guardarla. Bella Lia, ci piace proprio tanto. Bene cara, noi ti lasciamo in compagnia dei tuoi amici e ovviamente ricordiamo i nostri amici, ai nostri telespettatori, di venirci a trovare qui al 51 Club. 51, sì sì, sicuramente. Buonasera ragazze, no dai, non ti spaventare, ti faccio così paura e penso neanche Rosario, il nostro cameraman. Come ti chiami? Miriam. Miriam e? Roberta. E Roberta. Questa sera siete venute qui al 51 Club, a parte una bravissima cantante, uno splendido gruppo che si sta esibendo live, che voglio ricordare questa sera. Come mai la scelta del 51 Club? In verità io sono la cugina della cantante. Ah bene, quindi ho fatto un doppio complimento. È molto brava tua cugina, mi piace tanto. Sì, è bravissima, quindi io è la prima volta che vengo qua, invitata da lei, e mi è piaciuto il locale, è bello. Bene, sì. Bene ragazze, quindi poi in prossimità anche di una nuova festa, cioè di una prossima festa che è la nostra, quella delle donne. Continuerai a seguire tua cugina, chissà se non la ritroveremo qui, vedremo un poco. Sai, volevo chiederti, visto che siamo prossimi alla riapertura della casa così discussa d'Italia, il Grande Fratello, tu sei pro o contro questi reality show? Se ad esempio ce n'è qualcuno in particolare a quale ti piacerebbe partecipare? No, assolutamente no, non li ho mai visti. No. Grande Fratello, no. No. Per me, no. Per me, no. Roberta, per te? Che capita? Ah, ecco, allora parliamo con lei, dai. Che lei è più disfattista, invece tu no. Quindi... completare, quindi niente. Quindi se ti dovessero offrire di partecipare a Grande Fratello ci andrai su, oppure qualche altro tipo di reality? Guarda, allora personalmente non ho il tempo, però insomma... Che lavoro fai? Biologa sono. Ah bene, beh, una biologa al Grande Fratello io la proporrei,
forse sarebbe anche simpatico, però non ti dispiacerebbe. Non si sa mai nella vita. Aspettiamo, può darsi che ci sarà una convocazione al Grande Fratello, qualsiasi altro tipo di gioco della televisione. Perché no? Bene. Ok. Ragazze, io vi lascio continuare la vostra serata qui al 51 Club. Invitiamo gli amici di Stress di Notte a venirci a trovare. Veniteci a trovare al 51 Club. Vai con le mani, vai, vai, un po' con le mani, vai, vai, su, vai, su, vai, su, vai, su. Emanuele, Emanuele, buonasera. Buonasera. Il proprietario, ovvero il carissimo e simpaticissimo Alfonso, mi ha mandato, ha detto: sai, tra biondi ve la intendete, riuscirete a parlare un po'. Lo so che ti ho fermato, stavi portando una birra a qualcuno, evidentemente la stavi per fare. Comunque, infatti, ho provato la birra qui, devo dire che è buona. Ah, era bella fresca, era bionda ovviamente. Che domande fai? Senti un po', ma da quanto tempo lavori qui al 51? Allora, qua da settembre. Da settembre, quindi poi il locale si sa già da molti anni o da quando? Il locale è aperto da un anno e mezzo, due anni. Quindi diciamo se... stiamo crescendo, sì. E sei subentrato poi tu, chissà come era il vecchio bar, ma probabilmente era scuro, con gli occhi scuri non andava bene. Sì. Hanno preferito un angioletto come lui. Lui era bravissimo, però avevamo una natura diversa, sì. Capelli biondi io, lui castano. Vedi, comunque a parte queste qualità fisiche, diciamo, parliamo un pochino invece di altri tipi di qualità. Che cocktail ti piace preparare qui al 51 Club? Quali ti richiedono? Lo vuoi fare tu? Devo fare io il cocktail, vediamo se abbiamo un po' di tempo. Cosa vogliamo fare? Seguiamolo. Perché l'altra volta una tua collega ha fatto un cocktail, ora vediamo chi lo fa migliore tra te e lei. Vabbè, no? Dai, vediamo che cosa riusciamo a fare. Partiamo dal presupposto che mi piace la vodka, quindi la vodka. Sì, no, il rum non mi piace molto. Ok, okay. Tu allora. Bene, vai, vai, metti lì sul microfono. Questa bottiglia la versi all'interno. Ok, va bene. Metti il succo d'ananas, lo versi all'interno. Prendi questo. Vai all'interno sempre. Ok. Dopodiché prendi quello, lo metti sopra, giri, capovolgi. Bravissimo. È molto brava. Cannuccia. Nonostante l'abbiamo shakerato. Ecco qua. Pronto, bravissimo. Io assaggio, ovviamente io dirò che è buonissimo, non ci sono dubbi. No, ma è buono, si vede già. Buono? Ragazzi, io cambio nuovamente lavoro. Ho deciso di diventare una barwoman e quindi... Barmaid, sì. Barmaid. Barmaid. Benissimo. Barwoman era prima, ero stato prima. Vabbè, dai, ma fammi
fammela passare per buona. Va bene, facciamo una cosa, io rimango al mio lavoro, tu rimani al tuo. Sì. Comunque, visto che il mio lavoro è quello di fare domande, di parlare con le persone, sì, adesso che sta per riprendere il Grande Fratello, sì, questo grande reality che per anni ha affascinato questa casa all'interno del quale sono stati messi i soggetti più assurdi, tu sei pro o contro? Parteciperesti mai ad un reality show indipendentemente? Parteciperei, perché nello specifico al Grande Fratello. Cosa? Nello specifico al Grande Fratello. Sì, perché comunque ti dà la possibilità di farti conoscere in tutto e per tutto. Cioè, nonostante, sai, credo sia un po' una falsa, ognuno di loro attua degli atteggiamenti diversi da quelli che sono la sua vita reale. Ma tu cosa vorresti far conoscere di te al Grande Fratello? Io? Cioè, hai delle aspirazioni, ad esempio, nell'ambito? Cercherei di essere la persona che sono, anche se è molto difficile. E per questo motivo, cioè, cercherei di entrarci e quindi anche di vincere. Credi che potresti ritornarti utile poi nella vita normale? Non sicuramente, ogni persona che ha partecipato al Grande Fratello è stato utile partecipare al Grande Fratello. Ma non c'è bisogno del Grande Fratello, se vuoi farti conoscere c'è stress di notte. Va bene, grazie Emanuele, come sempre 51 Club. Alfonso, insomma, comunque ragazzi, voi che ovviamente ci vedete ogni volta, settimana per settimana, lui si fa... Ecco, le solite intromissioni. Pellegrino è un assassino, veramente un assassino, veramente. Pellegrino, non ci disturbare che stiamo parlando di cose serie, per piacere, sta arrabbiato. Tu lo devi capire perché stasera ha giocato Inter-Roma ed è finito 0-0. Purtroppo mi dispiace che voi siate nati interisti, la vita è stata ingrata con... Non preoccuparti, io sono contenta e orgogliosa della mia squadra, la mia fede calcistica. Mi dispiace ancora di più che tu sia contenta, perché, cioè, capisci, è ancora più grave. Ma possiamo, ma perché questo, tu sei cattivo, tu dici delle cose brutte e lui ti punisce. Giustamente, vabbè, ma lui è punito già dalla nascita perché è interista, quindi va bene, comunque. Andiamo avanti. Enzo, stanno parlando malissimo dell'Inter. Sembra di stare al commissariato con sto faro. Va bene, ok, continuiamo. Beh, tanto tu sei simpaticissimo e riesci a reggere il gioco, anche per questo. Vediamo. Se... inizia a sudare, ricordiamolo questa cosa. Si incavola, prende il microfono, no, sbatte e faccia, iniziamo. Assolutamente, ammazzate Pellegrino per cortesia. Estinguete Pellegrino per cortesia. No, sennò poi non abbiamo più l'autista per muoverci per locali, quindi a qualcosa servirà anche lui. Mazza, oh. No, non è vero, lo vogliamo bene, lui lo sa. Comunque, Alfonso, finalmente siamo ritornati qui al 51 Club. Innanzitutto complimenti per l'ottimo live di questa sera, una ragazza molto brava e anche i componenti del gruppo. Mamma di Turchi, stasera molto bravi, simpatici, divertenti, fra poco inizieranno a far scalmanare un poco tutti quanti. Iniziano con una musica di sottofondo e d'ascolto durante la cena, poi dopo costringono a colpi di musica ad alzarsi dalle sedie e ballare. Sono bravi. Arriva il momento di ballare, benissimo. Ma visto che stiamo parlando di ballare, prima mi hai accennato una cosa importante per quel che riguarda sabato prossimo, l'appuntamento, sì, di sabato prossimo, sabato 8 marzo, per una noi festa ci così importante. Un attimino, non facciamo nessuna cena spettacolo, no. Anzi, terremo il ristorante chiuso. Chiuso? Protesta, no, senza protesta. Avremo una serata abbastanza importante con un'artista importantissima di Berlino, Virginia, facciamo vedere il volantino. Ah, ragazzi, guardate. Un artista importante di Deep House, mi dicono, perché io sono ignorante in materia, però io vi riferisco quello che mi è lui stato detto. Lui dice che è ignorante in materia. Quando mi ha fatto vedere questa foto, questa piccola locandina, mi ha detto, ma guarda Eva, ma è incredibile, mi sembra una ricercata. Sì, wanted, Renegade, serata Renegade all'Al 51 Club. Ma se la vede, vabbè, mi fai denunciare. Ma con questa... ma non è, a parte che so secondo me è una molto, bella molto ragazza. Brava. So che è molto, 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 molto brava, è un'artista abbastanza richiesta e quindi sicuramente sì, sarà una dire bella che serata. A Berlino hanno ottimi gusti musicali, quindi dire, sì, che il tuo so. Investimento. Poi, tra l'altro, la musica di Pause a me piace molto, perché non è la classica musica da discoteca che ti rincoglionisce, diciamo anche rincoglionisce, ma è anche bella da sentire anche se non vuoi ballare. Quindi per gli amanti del genere e non solo, insomma, sabato sicuramente ci sarà, penso, una bella affluenza. Infatti, noi ve l'auguriamo con tutto il cuore, ma successivi appuntamenti, diciamone soltanto non successivi, altro. Precedenti, dobbiamo parlare del mercoledì, il nostro karaoke. Il nostro è karaoke, vero, perché voi giustamente... è sempre una serata multifunzionale, polivalente, eclettica e... Li ha usati tutti, direi che non ho più nessuno. Sinonimi, ho finito i sinonimi. Si balla, si canta, ci si diverte, c'è l'animazione, karaoke, balli di gruppo, salsa, merengue, un po' di tutto. I ragazzi sono veramente molto bravi, doppia sintonia. Venerdì sera, 7 marzo, abbiamo gli Old Fears, cover band dei Pink Floyd.
Io adoro Pink Floyd, li adoro. Vieni, allora, anche se non lavori, mi vieni a trovare, perché loro portano anche la macchina del fumo. E in questo locale, non perché l'ho fatto io modestamente, con questo gioco di luci, di laser e di fumo, si crea veramente l'atmosfera dei Pink Floyd. Quindi proprio per gli amanti dei Pink Floyd, io consiglio a tutti quanti di essere presenti e di non perdersela. Guarda, veramente mi hai detto uno di quegli appuntamenti da non perdere, perché io adoro Pink Floyd come penso o qualsiasi amante della buona musica. Infatti sì, la buona musica è anche un buon contorno della musica, cioè la scenografia proprio è curata nei minimi particolari, perché i ragazzi veramente... Vuoi giustamente riproporre un gusto musicale. Pink Floyd sono comunque, voglio dire, importanti, bravo, importanti dal punto di vista scenografico, effetti speciali e quant'altro. Che vogliamo dire più? La domenica la nostra milonga, il tango argentino, si entra direttamente con la rosa in bocca, no, non è vero, anche se non c'è la rosa non fa niente, se c'è la rosa facciamo una riduzione però. Basta, abbiamo finito. Abbiamo detto tutti quanti gli appuntamenti, poi gli altri li sveleremo ogni volta che verremo. Dobbiamo dare i contatti? Esattamente, e ricordare dove ci troviamo. Allora, ci troviamo sulla Lungo Irno, zona industriale di Fratte, via Federico Venner 51, comune di Pellezzano, Salerno. Contatti telefonici 347 80 13 719, eccoli qua, li vedo, 089 27 37 28, contatto Facebook al 51 Club a parola, sito internet www.al51club.com. Li abbiamo detti tutti. Urge la doccia adesso perché ho sudato, quindi vabbè. Ti faccio scappare fra due minuti, devo chiederti soltanto un'ultima cosa. Dimmi. Visto che a breve riprenderà Il Grande Fratello, Il Grande Fratello, che è stato uno dei reality ovviamente più famosi di questa casa stravissuta, straspiata, ma tu sei pro o contro Il Grande Fratello? Parteciperesti mai a un reality, nello specifico non solo Il Grande Fratello ma anche altri? Non sono né pro né contro, ma non parteciperei mai. Sono... ignavo da questo punto di vista. Beh, ci sono, ok, ci vediamo, passiamo un paio di ore. Significa che così deve andare, insomma, se così va, ma io penso che sia anche, forse vado un poco contro la massa, abbastanza interessante dal punto di vista sociologico e antropologico, perché si studiano un po' le persone e soprattutto l'involuzione delle persone negli ultimi periodi. Hai detto forse una parola importante, perché loro poi spesso tendono a fingere di essere, cioè, si creano un personaggio ancora prima di entrare, se invece sì, si mostrassero come realmente sono, sarebbe bello da studiare come fenomeno appunto antropologico. Ma perché in effetti l'unica vera edizione è stata la prima. Lo stanno dicendo tutti questa sera. Poi dopo già sapevano tutto e quindi... Ma che peccato ragazzi, ma rimanete, ma siate come siete. Ma nessuno è com'è, non solo nei reality, nella vita ormai si recita sempre un ruolo. Capito, ma la maschera non si può portare a lungo, eh? Vedi che prima o poi la natura esce fuori. Infatti sono d'accordo. L'istinto. Sono d'accordo, perciò proprio per questo succedono tante cose spiacevoli, perché poi la gente vuole recitare un ruolo che non è in grado di interpretare a vita. Ci ragazzi, ma poveri loro, scendiamo giù, poveri loro, noi pensiamo invece adesso... Senti, ma io ho visto che tu hai fatto un drink insieme a tuo fratello al bar. Sì, mio fratello adottivo. So che hai un fratello che lavora qui per me, siete identici, gemelli. È vero, stanno dicendo che ci assomigliamo, Emanuele. Siete gemelli, siete uguali. Sì. Eh beh, ora si sa Emanueva, va bene, gemelli divisi alla nascita, Emanueva. Ma noi andiamo a partecipare al Grande Fratello, ci siamo ritrovati dopo tanti anni, mio fratello gemello. Andate al Grande Fratello insieme, andate al Grande Fratello insieme. Va bene Alfonso, io ti lascio andare perché ovviamente alla ti richiamano, ma non diciamolo, questo volevo dire solo che ti richiamano. Mi è andato anche il sudore nell'occhio, mi brucia l'occhio. Beh ragazzi, chiudiamo, mi raccomando. Frusta, ragazzi. Mi raccomando, veniteci a trovare qui al 51 Club. Ciao.